oggi si è data l'assenza del professor Russo, che in Spagna non è riuscito a venire a registrare il suo intervento, e inizierei subito con una discussione, un dibattito, un commento, se vogliamo, tra tutti gli interventi che sono stati fatti ieri, e se qualcuno appunto ha qualcosa da dire, ha delle domande in merito, volete scambiarvi delle domande tra voi, siete piacere. Quindi voleva dire qualcosa al professor Alici. Io sì. Cristina Converso è partita, non lo so se è andata. Parla di quelli che non conosco in persona. Parla. E Virginia Cavallo. Non posso dire questo. Non ho capito. Ah sì? Sopra la relazione di ieri, no? Io ho constato, come dicevo con Giovanna, che Cristina e Virginia, che sono le due ragazze, sono partite. Virginia. E quindi non si può fare di parte con loro. Gli altri erano online, il croato, la coreana. Può fare anche un commento di quello che è stato detto. Però poi c'è l'iraniano, mi ha detto, Marian. Vieni la relazione italiana e vai. Qui abbiamo una persona che sapete, ma io sarei felice se Paola Corrente che ha sempre qualcosa da dire, perché devo parlare i vecchi? Le idee che ho che ci sono. Non è caso. Sarei felice se lei esternasse qualcosa, su, ad esempio su quello che ha detto Giovanna, che è un argomento tra l'altro molto familiare, lei è specialista di relazioni greche, romane. Sulla questione di questi di cui hai parlato, di questi due elementi che probabilmente erano giochi o strumenti musicali, perché nel culto della Magna Mater e di Attis, nel culto della Magna Mater, si parla di una ierogamia e del fatto che loro mangiavano dei pasti all'interno di strumenti musicali. E quindi c'è cioè, questa cosa che me l'ha ricordato, oltre alla questione della passione vegetale, no? Che è sempre ammantata di grande malinconia, perché tu hai parlato, mi ha colpito, dell'albero che canta la ninna nanna. Dio morto, sì. Come Attis, che si autoevira sotto il pino, no? E che è costretto ad esporre, a c'è sempre la ninna aperta. Per far vedere con le sue vergogne, è noto esibizionista. No, povero, c'è un esibizionista, tant'è che in questo rilievo che sta in America gli fanno archeologico, rappresenta l'autunno, la melancolia, perché veramente dura, non c'entra niente, però voglio dire. Io devo scrivere un libro. Però non era esibizionista, era costretto. Scusa, esibizionista tra virgolette. Tra virgolette, cioè, non è sul giudizio morale. La cioè, mia madre è un fatto che mostra il suo uccellino. Il suo uccellino. La mostra, e poi la storia, quella che è Timoteo degli Eumolpidi, no? Che fa quest'ultima versione del mito, perché ce ne sono tante, c'è uno pure con Nana, c'è pure Nana in una di queste versioni, che lui si sposa con la figlia del re, quello che toccava tutto diventava oro, preso,
no, mi deve, sì, Remida, non mi veniva, sì, Remida, perdonami. E però arriva il suo ex amante Addistis, e quindi lei, la sposa, si taglia il seno. Allora lui rispetta, e dopodiché allora lui si autoevira, e quindi mi sembra una cosa da parte un bagno di sangue, tipo Romeo e Giulietta, che lei si risveglia, vede che lui è morto e si ammazza, no? Però poi la madre chiede che continua a vivere sempre questa cosa di questi squartati, cioè che però continuano a vivere, che gli continuino a crescere i capelli e muove il dito mignolo. Cioè è una cosa. Guarda che sono tirato fuori. È uno dei complessi mitico rituali dell'antichità, che ricordo, se ricordo bene, Walter Buch definì tra i più osceni, sì, sì, e macabri, perché c'è tutto: sesso, amore, sangue, morte, tutto. E mi ricordo che Bianchi, che era molto pudico, poi su questo dito mignolo insiste. Io, per me, il dito mignolo è fin troppo evidente che cos'è, vero? Credo che anche il Turchieri, no, no, ho già finito. Ah, okay. Invece per Bianchi, che è molto importante quel discorso di Attis, perché muore e non risorge, semplicemente ritorna. Questo è un po' complesso. E questo dito mignolo comunque che fa una specie di rivivificazione, ma solo stagionale, se ricordo bene. No, va bene. Allora, hai evocato proprio il titolo. Hanno fatto degli annali storico del giorno. No, grazie, almeno, una riflessione. Almeno quella della scuola di Roma. Abbiamo fatto, sono riflessioni interessanti, appunto, non è che devo rispondere, nel senso, sono bei, verrebbero fuori delle belle riflessioni, perché è vero questa delicatezza di quel mito lì, di questo Dio addormentato che canta la Madonna, è molto carino. È delicato appunto, soprattutto se uno lo mette in relazione con questi miti violenti, questo spargimento di sangue. E invece qui è molto, almeno questo gruppo di miti, queste lamentazioni, è tutto molto delicato, molto sentimentale, questo piangere della morte, la scomparsa del figlio, ma sempre in toni molto poetici, ecco, con delle metafore, non è mai violento, almeno in quel caso lì. Eh sì, gli strumenti, invece la questione degli strumenti è una cosa molto, come dicevo ieri, molto studiata, molto dibattuta, perché che cosa sia non si sa esattamente, però secondo me si potrebbe capire un po' di più se si facesse più uno studio comparativo, cioè vedendo in altri contesti, come anche quello che tu hai detto, no? Io non lo sapevo, magari uno può prendere spunto per l'interpretazione, perché evidentemente non saranno mai le stesse cose, soprattutto in quel punto, però si può prendere spunto, un po' quello che dicevo io ieri con la cultura mescita con questo gioco, però qui entriamo in un campo complicato, che è quello della comparazione della metodologia, per cui non tutti accettano questo tipo di proposta interpretativa. Dice, sai, faccio una comparazione ben fatta e cerco di capire o prendere spunti interpretativi, però non è accettata questa cosa. Quindi anche quella, una volta che io ne parlai di questa cosa, di questo gioco fra mescita, non è che sia la stessa cosa, però si può prendere spunto e dire forse anche quel gioco che fanno loro per Gilgamesh è un gioco cosmico che ha un significato, perciò la morte dopo. Però non viene a, insomma, non è gradita questa cosa di dire lo comparo con il mescita, per esempio, prendo lo spunto da questa cosa che difficile. È fondamentale la comparazione, però è un grosso problema della storia delle religioni. Non ci si accetta, insomma, le discipline rimangono molto schiave. Ma noi dovremmo fare quello, cercare di capire il senso, il sentimento religioso, che cosa era la religione per loro, come la tecnica c'è. Adesso ci perdiamo in discorsi metodologici anche molto o teorici, molto elaborati, che però poi non ti fanno capire che cos'è la religione, che è quello che noi vorremmo fare, almeno alcuni di noi vorrebbero fare. Beh. Un'altra domanda che io vorrei fare, una curiosità.
scusate, sempre morbosa. No, il fatto che appunto sia che virava fino a che Claudio l'imperatore Claudio decide che possono essere anche cittadini romani. Infatti c'è il bellissimo rilievo funerario dell'Isola Sacra dove c'è il sacerdote di Atti seduto vestito con l'octopus, il bracciale bello, tutto insomma così, che sacrifica, si chiamava Gallus, che era l'archigallo, in quel caso l'archigallus, lui però c'ha la toga intavolata da cittadino romano, non si autoviravano più. Ma quando loro si autoviravano, che sopravvivevano perché stavano a Pessinunt, no? Dove erano tutti sacerdoti eunuchi, i metragirti che poi andavano anche a chiedere le elemosine, cioè, come facevano a sopravvivere? Perché? Quasi può. Da un punto di vista della medicina intendo io, No, si può, è notorio. Metragirti, dalla madre. Che erano sopravvissuti. No, guarda, gli scocci, che erano un'eresia, se si può dire il termine eresia, di ambito russo ortodosso, del XVIII-XVII secolo, si tagliavano non solo i testicoli, ma si tagliavano l'intero apparato, l'intero organo sessuale maschile, la coil, completamente, e sopravvivevano, per ragioni religiose, sopravvivevano, non sono organi essenziali, fegato, il cuore, il cervello, ma l'organo sessuale maschile, anche quello femminile che non avevano praticata la scissione completa, non se uno naturalmente non si contagia utilizzando strumenti, che so, silice, eccetera, e via, si sopravvive. Ed è una cosa che a noi fa, come dire, senso, con loro, grazie a tutto il resto, però figurarsi, allora lo dico perché è interessante, i famosi eunucoi, sì, che tra l'altro è una battuta ma ha un suo senso, si chiamano galli ma erano capponi, sì. Però perché in effetti l'etimologia di Gallus, che è piuttosto controversa, non ha a che fare con Gallus latino, che significa appunto maschio, arcipotenza, solamente arcipotenza dalla gallina. Ecco, allora, questi qua, se si va a leggere le fonti, in certi casi riuscivano, cioè no, non riuscivano, infatti, questi castrati, per Roma basta leggere anche Catullo, non solo Catullo, ma delle fonti di altro tipo, cioè etnografici, storici romani, non ricordo quale, copulavano tranquillamente, anzi erano molto richiesti perché le dame romane si copulavano con un eunuco, un discorso adesso anatomico, fisiologico, sì, che avevo cosa di fare, ma garantisco che è così, non c'era pericolo del pancione, quindi il marito non se ne accorgeva e non scudisciava o la cacciava in dare pedale. Quando si faceva l'amore con un uomo castrato, cosiddetto eunuco, non c'è rischio assolutamente di venire incinta. Siccome la società romana prima non aveva molti, diciamo, scrupoli morali, moralissimi, che erano paganesimo, il problema era quello del corpo. Si sa che l'imperatore Cittadino Claudio fece fare una brutta fine a sua moglie, la famosa Messalina. Ma poveraccia Messalina. Lo so, infatti ho sempre simpatizzato per Messalina. Anche sempre, perché anche perché aveva praticato un baccanale. Lui era un perverso, era un filosofo. Perché lui gli fa cambiare gladiatori, la datazione archeologica, perché voleva vedere i gladiatori negli occhi mentre morivano. E quando loro dicono... O mentre si scopavano la moglie. Ci sono i mariti così. No, ma perché l'aveva fatta grossa, e questo è il discorso. Il marito sapeva benissimo, senza usare quei famosi versi di Giovenale, quella che squassa i fianchi ai romani, la Messalina, che si facesse tutti i romani da Roma.
ma perché fu fatta una chiacchiera, un goffo, messo in giro un uomo, quindi l'onore dell'imperatore, che aveva delle implicazioni politiche. Politiche. Perché costei era un uguale, quindi nel mio campo, bacchico. Improvvisò un baccanale in cui lei personava la figura di Ariano, se ricordo bene, e il suo drudo quella di Dio Dionysos. E su tutto questo, siccome il baccanale è stato sorpreso con il famoso decreto, sì, eccetera, no, tirava aria di rivoluzione, di sedizione, verso 9, come diceva la storia centrale. E quindi consigliato che si fu costretto a intervenire l'imperatore Claudio, che era pacifico, era filosofo, tutto il resto, non si interessava molto, eccetera, aveva fatto sì dei figli. Come non era paura del Salina, si lasciò le fette. E poi nel decreto, quello del 186 sì, avanti, che cacciano i filosofi, c'era anche Perneade. Interessante. Sì. E i filosofi sono stati pericolosi. Come furono cacciati i maghi nella stessa epoca? Maghi, filosofi e giudei. Cacciati l'inquisizione, streghi, giudei, eretici. I filosofi sono sempre pericolosi, vero? Abbiamo un filosofo. Bene, direi adesso che vi posso dire con il programma e invito sul palco il professor Rocco Lorenzo Sciacquetta, che ci parlerà, dottore, che ci parlerà di Mon Meru in Gen Cosmologia. La setta di Spedano, cioè la setta, il gruppo di Spedano,
tradizione romana, con quella diciamo divina e con quella romana. E diciamo, per l'appunto, per cercare di comprendere meglio diciamo, il ruolo antropologico del terreno, diciamo, penso sul costumismo, dare una piccola, delle piccole indicazioni dell'antropologico, diciamo, cioè circa la psicologia genista. L'universo non è un genio genista, dimenticato, che mi chiamava l'uomo, ed è la dimensione in cui sono presenti nei cicli, diciamo, lo spazio, della materia e dell'anima, fondamentalmente. Al di fuori di questo spazio abbiamo il cosiddetto aloka, che sarebbe sostanzialmente il duodo, che sono diciamo, trattati giuristi, tutti voglio appannati, fondamentalmente abitato, che è solo la presenza di forti venti, e anche in parte contraddittorio, non potrebbe essere totalmente duro, ma questa diciamo è la conformazione generale. All'interno dell'epoca, cioè il loca, l'universo, è diviso in tre parti. Abbiamo la parte superiore che è il lungo loca, poi la parte di mezzo, diciamo, che è il magno loca, e la parte diciamo, degli inferi, l'alto loca. Ora, l'axis mundi è collocato nel magno loca, giusto per diciamo. Tanto di essere chiamata nella parte diciamo divina, tanto di essere chiamata nella parte infernale, quando sono tutti soggetti al ciclo delle rinascite, quindi diciamo, tanto nell'inferno, tanto in paradiso, sono chiamati jainisti, non esistono veri e propri esseri divini, sono esseri divini, nel senso che hanno diciamo, qualche superpotere rispetto a coloro che abitano diciamo, la dimensione umana. Dopo un certo periodo di anni, anche millenni, ritorneranno nella tradizione umana, che è l'unica da cui si può già arrivare alla liberazione. E qui poi c'è l'importanza della diciamo, l'importanza diciamo, di questo contenente. Ma la parte interessante, è che mi ricollego all'inizio, diciamo, una delle cose interessanti che diciamo, possiamo ritrovare prevista è che il Montenegro non è uno come la tradizione che ho visto, cioè non c'è solo un Montenegro, ma c'è solo ben cinque, e a questo è collegata anche una certa tipologia. Perché ce ne sono cinque? Andrebbe anche detto che diciamo, andrebbe spiegato diciamo, anche la conformazione dell'universo cinquista, che è spesso descritto come diciamo, a forma umana, no? Ma in realtà diciamo la rappresentazione romana è arrivata diciamo, nell'epoca medievale, in realtà la rappresentazione classica è quella diciamo una forma fondamentalmente cilindrica, con un cilindro leggermente più stretto, in cui ha l'esatto centro diciamo di questa parte di mezzo si trova l'appunto in Maria Loca, all'esatto centro di Maria Loca si trova molto meglio nella guerra di Lucia, nel cosmo che sembra di fuori il Montenegro è fondamentalmente diciamo l'ombelico, il Maria Loca è la zona tutta l'ombelico, il Montenegro è esattamente l'ombelico, diciamo quella è una rappresentazione diciamo posteriore, infatti anche nelle rappresentazioni più classiche si ritrova questa cosa diciamo sull'ombio cilindro stretto in mezzo la mano aperta ad indicare i cinque grandi punti del cinismo. Comunque, la parte interessante, dicevo, è che ne abbiamo cinque. E per precisare la questione, vi leggerò quanto sono, riassumerò quanto scrive un grande storico del cinismo, che è John Porto, cioè, e diciamo, basato diciamo, sulla sua spiegazione, sul riassunto su per l'alcuni di tutti i loro abbannati, che sono fortunatamente specialisti e è sulla base del Gianluca Bimba, immaginati, e del Tatuata Sutra, e dedica a
delle regioni più centrali, che non abbiamo nello secondo pezzo, cioè le isole di varie, poi proprio se ci sono varie sezioni, ma più abitano solo quello centrale. E che sono, per l'appunto, già molto viva, che sarebbe il continente delle Brughe Nere, e data di canta d'oliva, e nella parte ancora più interna abbiamo il Pushka di Viva. Sostanzialmente, quindi, queste tre parti, queste tre parti, ognuna è doppia dell'altra, e su ognuna, queste parti sono ognuna in doppia dell'altra, sono cinque regioni, di cui poi ho due. Ognuno è dubbio dell'altra, e su una di queste è presente un monte Nemi. Ora, fondamentalmente stiamo parlando di repliche, sono delle repliche, ognuna è doppio delle dimensioni dell'altra. E su ognuna di queste è presente un monte Nemi. Il più grande è quello presente su Giamma, e chiamato anche Sume o Sudasha. E come dire, è anche, cioè in qualche modo, diciamo, è più grande semplicemente dal punto di vista, diciamo, di dimensioni, ma lì facciamo le sue funzioni, sono esattamente le stesse, gli altri, ora mi sembra che mi chiedo cosa c'entra, dice cioè cosa c'entra, ma io non ho parlato perché è giusto, c'entra perché il Monte Nero è centrale. Che sul centro, diciamo, sull'asse del mondo sono poste queste cose, quanto stanno a rappresentare il distacco totale dei Tirthankara rispetto alla dimensione, diciamo, materiale. E questo, diciamo, si spiega anche perché. Se ci sono cinque terre dagli umani e la reincarnazione, come dicevo prima, riguarda solo soltanto gli umani, e gli esseri, diciamo, sovra, diciamo, sotto qua, in qualche modo,
senso che ci sia, no? Dove c'è anche un senso, sono dei riferimenti del Tankara, è in dimensione interessata ci può piace. Quindi se ci sono cinque, diciamo, porzioni di mondo abitate da esseri umani, tra l'altro è l'unica forma di vita da cui si può arrivare alla figurazione di Paro, detto prima, eventuali divinità geniste, dopo anche di lei. C'è un essere forza 5, c'è cioè un essere unico, ma almeno una persona abitata umana. Che poi però non ho specificato prima, che ovviamente nel senso il Tiltanka, cui poi ha illuminato i cosiddetti Cina, non li dobbiamo è la parte diciamo del carro molto più al capo del mondo c'è questa realtà chiamata Sindalona dove prestare a tutte le anime però il microfono io sento che sono davanti sì. Ma il microfono no il microfono no, anzi sì, si sa che sono affetta si sente si sente si sente comunque in sostanza nel senso che se ci attaccano noi li ritroviamo non so quanto meno ma questa regione, diciamo, oltre anche la regione paradisia, diciamo, cioè lista, e qui comunque di Dio, nel senso su Montenegro non troviamo il Tiltanka, anzi troviamo solo di come, però è ovvio che riguardando la reincarnazione e anche la volontà di Rasca, sì, l'unico posto dove logicamente queste cose devono essere già un impresso di legge umana, perché su ogni legge umana che è isolata da volta ci sia un molto meno. Ogni regione che rappresenta un diritto da regola delle altre, anche da questo punto di vista, altrimenti diciamo, non si spiegherebbe perché essendo fondamentalmente irraggiungibili di esseri umani, perché c'è il essere 5, quindi ci sono le cose anche uno simbolicamente basta, ma dato che erano come dire decidibili e legati a tradizione di essere tra gli esseri umani e necessità di azione, è poi evidente da sé che in ogni dimensione di umani e la necessità di un uomo di un simbolo, tra l'altro non si può neanche dire che sia oggetto di relazione, quanto adesso è la tradizione leghista, non ha nessun senso adorare le figure, può adorare i ginzi, la regina, a differenza di altre tradizioni, e anche, esattamente, non possono ascoltare in quanto presente una dimensione totalmente ulteriore. Ci sono un rigore e la presenza di Gino su questo monte nero e con questo Gino, diciamo, comunque sono nella dimensione umana. E quindi, diciamo, dal punto di vista cosmologico, geografico, il monte nero ha questa funzione, quindi, oltre ad essere un centro geografico, però nel titolo di Bannato, nel Bannato di Sud, ci danno grandi iscrizioni. Fondamentalmente un posto in cui sono posti lì come divinità. Ed è come dicevo prima, che si ricollega già al discorso della liturgia, il luogo dove avviene il lavaggio rituale, ogni volta che nasce un Tiltanka, di ottenere il Tiltanka stesso. Ora questo è un po' con la liturgia.
c'entra qualcosa di perché la intendo qui. Tra forse di casa, non so, qualche sente della rossa, già questo basterebbe, diciamo, per spiegare perché siamo così incentrati, ma abbiamo, c'è un'ampia tradizione tradizionale verso il Monte Mero, non tanto, diciamo, nel gruppo di Gamma, ma i genisti, cioè c'è esattamente i gruppi maggioritari, quello di Gamma e quello di Ciudad. Solitamente, diciamo, quasi nessun adepto di Gamma in realtà ricorda i nomi di tutti e cinque, invece presso il Consiglio d'Anta abbiamo, diciamo, oltre ad una volontà, una certa tradizione nazionale, abbiamo anche delle intere feste dedicate ai Monti Meno, tra cui a Stanica, vedete a Stanica. Testimoniata da varie opere, tra cui, diciamo, abbiamo una popolare dell'India e il cosiddetto Pancha Melopuja, quindi, diciamo, qui esistono molte versioni, che però appunto corrisponde alla venerazione dei cinque membri. Ma nell'Ottocento invece è stato riproposto un nuovo manuale, diciamo, di ritualistica per questi cinque membri, tanto è intercettato, e addirittura anche recentemente, diciamo, abbiamo da parte della suora Arika Cimarmati una nuova riproposizione, diciamo, di questi riti per i cinque membri. Questa, diciamo, presenza anche veri e propri nuovi manuali di ritualistica, fatti di testimonianze, e diciamo, anche altri diciamo, altre informazioni, no?
esaltata la centralità cosmica, ed è questo il punto che ha fatto, è il posto che vogliamo accogliere, da anche questo è, diciamo, il massimo, diciamo, con questo motivo la sintesi è stata sicuramente inadeguata, e però si è detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, alla cappella, ben ritrovati qui. Come e adesso della Cappella Sistina. Continuiamo con il professor Augusto Cosentino, che ci parlerà delle connessioni verticali e circolari, diagramma fisico e della cappa. Prego. Diagramma della setta agnostica degli ofiti, descritto da Origene nel suo controcenso, dall'altro l'albero della vita, descritto nella tradizione cabalistica. Nonostante le evidenti differenze tra queste due tradizioni e soprattutto la relativa distanza cronologica, vedremo come entrambe utilizzano l'idea di verticalità come strumento concettuale per mappare la struttura metafisica dell'universo e rappresentare il percorso di elevazione spirituale del fedele, ma allo stesso tempo combinano la verticalità con la circolarità dei singoli stati. Diagramma ofitico. Gli ofiti sono una setta gnostica cristiana sviluppata sin dal secondo e terzo secolo d.C., noti da vari autori antichi. Il nome deriva dal fatto che veneravano il serpente come simbolo di conoscenza e saggezza, in particolare il serpente della Genesi, ma anche quello dell'Esodo, il serpente di bronzo. Possedevano un diagramma cosmico che rappresentava i diversi livelli della realtà spirituale, i pianeti e i loro arconti associati. Questo diagramma era forse utilizzato durante i riti di iniziazione per guidare l'ascesa dell'anima attraverso le sfere celesti. Tale diagramma rappresenta una complessa struttura cosmica che collega diversi regni spirituali, offrendo una rappresentazione visiva della cosmologia e teologia che noi, come dicevamo, non conosciamo direttamente da una fonte ufficiale, ma da due fonti che si sovrappongono e si accavallano. Da una parte il filosofo Celso, che nella sua polemica anticristiana inserisce il diagramma come una delle sue fonti, delle sue fonti cristiane, semplici cristiani. Dall'altra parte Origene, che cita Celso per confutarlo nella sua apologia, ma che sembra a sua volta conoscere direttamente il diagramma, forse in una versione diversa da quella nota a Celso. Si tratta dunque di due fonti che, per motivi diversi, si pongono in atteggiamento critico verso la dottrina ofita. Le altre fonti eresiologiche sulla dottrina degli ofiti nulla ci dicono del diagramma. Resta il problema di ricostruire visivamente tale diagramma, che Origene e Celso descrivono in modo dettagliato, ricostruzione che molti studiosi hanno tentato di fare, ma in tali ricostruzioni si è fraintesa la struttura del diagramma, forse facendosi influenzare da altre strutture simili. Diagramma fisico viene descritto come una serie di cerchi, ciascuno rappresentante un diverso livello di realtà spirituale. Questi cerchi sono posti in una disposizione rettilinea verticale che riflette una gerarchia cosmica, con il divino situato in alto, il divino superiore. Quindi, diciamo, possiamo soffermarci sulla problematica
dell'ognosticismo e anche sulle problematiche se esiste o non esiste, è argomento di altro tipo. Il divino situato in alto e il materiale in basso. La presenza di elementi circolari non è casuale, ma riflette profonde concezioni cosmologiche e teologiche del gruppo. Serve a molteplici scopi, sia simbolici che pratici, nella rappresentazione della visione dell'universo. L'universo, Dio. Celso Origene descrive questi cerchi come sette. Esso conteneva una figura fatta di 10 cerchi separati gli uni dagli altri, ma racchiusi dentro un altro cerchio che si diceva essere l'anima del mondo e che si chiamava Leviatano. Ora tutti gli studiosi hanno voluto rappresentare la prima inferiore sezione del diagramma come 10 cerchi concentrici, mentre il testo dice chiaramente Enoen diagrafe cuclon apolemumenon men apallelon deca sudomenon deufenos cuclum, dove il verbo apoliu significa chiaramente disgiunti, staccati, separati, non concentrici, come hanno comunemente interpretato quasi tutti gli esegeti, influenzati forse dal sistema cosmoteologico antico. I 10 cerchi contenuti in uno più grande costituiscono il livello più basso della realtà. Ogni cerchio nel diagramma rappresenta non solo una sfera cosmica, ma anche un'entità spirituale o un principio metafisico. Il testo prosegue dicendo che il diagramma è diviso da una grossa linea nera che era la Geena, chiamata anche Tartaro. Dopo questa linea divisoria vengono posti da Celso Origene i 7 demoni accolti. Come afferma Origene, nel diagramma, che ci siamo procurati anche noi, e li riguarda, troviamo lo stesso ordine di quello riferito da Celso. Quindi, citando ancora Celso, Origene afferma la cifra indicata da quelli che impongono il sigillo, cioè di 7 angeli, i quali stanno da una parte e dall'altra dell'anima di chi abbandona la vita, di essi gli uni sono angeli della luce, gli altri sono angeli detti arcontici. E Celso aggiunge che l'arconte di questi angeli arcontici si chiama Indio maledetto. L'ode che viene citata non è ben chiaro se sia un livello successivo o parallelo a quello dei 7 arconti. Probabilmente si mescolano qui concezioni diverse provenienti da vari gruppi. In questa sono citati i guardiani delle 7 porte, ma l'autore ne cita solo alcuni: Yaldabaoth, Iao, Sabaoth, Astapaios, Elolaios, Oraios, mentre mancano gli altri nomi. Inoltre non è ben chiaro l'ordine, se sia ascendente o discendente di questi nomi. Il primo elemento non circolare appare a questo punto. Nel diagramma che tenevamo abbiamo anche trovato ciò che Celso chiama un rettangolo e le parole che quegli sciagurati pronunciano sulle porte del paradiso. Come diametro di una specie di cerchio del fuoco era disegnata la spada fiammeggiante a custodia dell'albero della conoscenza e della vita. Più avanti, Origene continua, dopo aver esposto le cose suddette ed altre analoghe ad esse, che noi abbiamo già riferito, Celso dice così, quindi qui Origene cita Celso, essi inoltre affastellano altri discorsi uno sull'altro, parole di profeti, cerchi su cerchi ed emanazioni della chiesa terrestre e della circoncisione e un potere emanante da una certa vergine Prunicos ed un'anima vivente, un cielo immolato, che possa vivere in una terra immolata con la spada e molti uomini immolati perché possano vivere in una morte che cessa di esistere nel mondo quando muore il peccato del mondo e una discesa di nuovo angusta e delle porte che si aprono da sole. La parte finale del diagramma che rappresenta il Dio superiore presenta una descrizione piuttosto complessa leggiamo insieme. Egli, cioè Celso, infatti così dice una stranezza non meno grande questa presso di loro, essi cioè interpretano certe parole scritte fra i cerchi nella parte superiore, al di sopra dei cieli, tra cui ci sono queste due, più grande e più piccolo, per indicare il padre e il figlio. Noi però abbiamo trovato nel diagramma già detto il cerchio più grande e il cerchio più piccolo, e sul diametro di essi era scritto padre e figlio. Dentro il cerchio grande in cui era disegnato il piccolo, e un altro cerchio fatto di due cerchi, uno di colore giallo all'esterno e l'altro azzurro all'interno, vi era una spada a forma di scure, al
di sopra di questa sbarra un piccolo cerchio che portava il più grande dei precedenti, con sopra scritto carità, e al di sopra un altro che portava il cerchio con la scritta vita. In questo secondo cerchio, fatto intrecciato dall'alto all'alto, e che racchiudeva due altri cerchi in una figura romboide, si leggeva provvidenza della sapienza, che all'interno della loro sezione comune era scritto natura della sapienza. Più in su della loro sezione comune vi era un cerchio dove era scritto conoscenza, e più in basso un altro cerchio con l'iscrizione intelligenza. Questo qui finisce la citazione. Dunque, come vediamo qui, una sequenza di cerchi che rappresentano la divinità superiore, uno grande per il padre, un piccolo per il figlio, e un doppio cerchio, presente solo nel programma di sua origine, forse non in quello di Celso, due colori, una sbarra a forma di scure, nonché una figura a forma di rombo, su cui torneremo avanti. In questa fase del nostro discorso dobbiamo notare come la ricorrente forma circolare del diagramma serve a enfatizzare l'idea di unità e totalità del cosmo, nonostante la diversità dei regni rappresentati, tutti sono messi in relazione gli uni con gli altri, suggerendo una interconnessione fondamentale tra i livelli della realtà. Infatti, vari cerchi hanno la funzione di rappresentare una realtà variegata e graduata dal divino all'umano o dall'umano al divino, ma anche le molteplici corrispondenze che ci sono, simboliche e sostanziali, allo stesso tempo, tra i vari livelli. La struttura circolare del diagramma non è solo una rappresentazione statica del mondo e del divino, ma anche una mappa del percorso dell'anima, che, secondo la concezione gnostica, a sua volta mutuata da altre soteriologi antiche, deve attraversare le sfere circolari nel suo viaggio di ritorno al divino. La Denzel Lewis, in un importante articolo proprio sul diagramma intitolato Stalking Sources in Fritz, The Fritz Diagram Reconsidered, ritiene che si debba intendere il diagramma come uno schema temporale piuttosto che spaziale del viaggio dell'anima. Invece di ascendere attraverso un cosmo tolemaico spaziale, il diagramma potrebbe attestare la credenza in una progressione temporale che a sua volta le collega ad un calendario rituale che sarebbe legato ad una cerimonia funebre durante la quale il diagramma sarebbe utilizzato per sigillare l'individuo morente tramite il crisma prima che la sua anima tornasse al padre. Il rito includeva un dialogo di conciugazioni rituali, sigilla d'unzione e ruoli specifici, e da qua, secondo la Denzel Lewis, deriverebbero i vari personaggi: padre, giovane e figlio. Anche questo terzo personaggio di giovane faremo un cenno più avanti. Tale interpretazione rituale e temporale, secondo me, non necessariamente è alternativa a quella spaziale. Gli acconti, una volta avevano una corrispondenza con il Roma della settimana, quindi non la vedo come necessariamente qualcosa di alternativo, ma si possono sovrapporre queste interpretazioni, che ci interessa, diciamo, fino a un certo punto. In ogni caso, con questo nostro studio ci interessa notare un altro aspetto, come il movimento circolare implicito del diagramma si combina continuamente con l'idea di ascensione. L'anima non solo sale verso il divino, ma si muove circolarmente o attraverso o lungo le varie sfere, e questo suggerisce una concezione molto complessa del percorso spirituale rispetto ad una semplice ascensione lineare come intesa in altri ambiti religiosi che conosciamo anche abbastanza bene. Questa è un'altra ricostruzione. Ho tentato di farla io, correggendo appunto la centricità, che secondo me non c'è, ma piuttosto la successione dei cerchi. Questa è la mia ricostruzione del diagramma fitico. Dunque, oltre a rappresentare la struttura dell'universo, il diagramma fitico serve anche come una sorta di mappa per questo percorso dell'anima, che illustra le varie sfere da attraversare per la liberazione e la reintegrazione del divino. Nel nostro esame, poi,
tralasciando l'esame di altre tradizioni religiose che richiederebbero altre forze, altro tempo, ci limitiamo a prendere in considerazione, e con un'indagine di tipo comparativo, il mondo cabalistico, dove l'axis mundi assume principalmente, ma non unicamente, la forma dell'albero della vita, del Sicarim, costituendo una rappresentazione della struttura metafisica dell'universo, ma anche di Dio, nonché del percorso di ascesa spirituale dell'uomo, anche di una mappa di ascesa. Un elemento importante di contatto tra la tradizione ofidica descritta da Gesù e quella cabalistica sta proprio nell'uso dei diagrammi. Sebbene a lungo trascurati dagli studiosi, i diagrammi cabalistici erano di grande importanza, erano considerati essenziali per la comprensione della Kabbalah, come dimostra il capitolo finale di un testo intitolato Introduzioni e chiavi appropriate per tutti coloro che vogliono entrare nella scienza della Kabbalah e conoscerla, un testo del XVI secolo di provenienza italiana, dove si afferma: chi comincia a studiare questa scienza deve sapere che anzitutto deve apprendere tutto dei diagrammi e di come tutti i modi scendono uno dall'altro. Tutti questi devono essere rappresentati davanti ai propri occhi in modo che si comprenda e si capiscano queste questioni. Questi diagrammi o alberi cabalistici, i Lanot, sono di recente, diciamo di recente relativamente, poco più di un trentennio, hanno ottenuto attenzione da parte degli studiosi. Si tratta, come dice il punto, degli studiosi che più si sono dedicati questo tipo di diagrammi cabalistici di Chaves, visualizzazioni diagrammatiche delle Sefirot, le categorie di linea al centro della Kabbalah. I primi di questi diagrammi provengono da manoscritti del XIII secolo, anche se la piena fioritura del genere ce l'abbiamo tra il XIV e il XVI secolo e anche oltre. L'albero era una delle due metafore dominanti per la forma del divino, la Kabbalah classica, l'altra era il corpo umano, non necessariamente in due forme alternative, perché la tradizione rabbinica aveva insistito sulla combinazione delle due forme, albero e corpo umano, interpretando in tal senso Deuteronomio 20:19, dove si dice l'uomo è come l'albero del campo. Possediamo diverse variazioni grafiche di questi alberi della vita, che riflettono le diverse teorie, le diverse posizioni delle varie scuole cabalistiche. La rappresentazione più comune mostra le 10 sefirot disposte in una configurazione verticale, ma esiste anche una disposta in modo circolare. La disposizione circolare enfatizza maggiormente l'unità fondamentale della creazione divina, mentre la struttura verticale sottolinea la gerarchia e la discesa dell'energia divina, mentre la circolarità suggerisce l'interconnessione e l'uguaglianza di tutte le emanazioni divine. Tale circolarità riflette il concetto cabalistico di corsa, andata e ritorno, che descrive il ciclo cosmico di emanazione divina e il ritorno dell'anima alla fonte. E la forma circolare richiama anche il concetto di Ein Sof, cioè l'infinito divino che trascende e circonda tutte le manifestazioni. Ho detto nel merito di definizione ateistica di questa questione, compieremo dopo il discorso. Il cerchio senza inizio né fine diventa un simbolo appropriato per rappresentare questa idea di infinità di Dio. Oltre ai 22 sentieri lineari che connettono le sefirot, alcuni cabalisti descrivono sentieri circolari che le connettono per creare dei propri circuiti energetici all'interno dell'acqua. Tale disposizione offre anche uno strumento per la meditazione cabalistica, in quanto permette di visualizzare le sefirot come sfere di luce, facilitando proprio l'esperienza, direi, mistica di questa unità. E se andiamo a comparare una pergamena vaticana del 1451, che contiene appunto un ilano con la figura arborea che commette le sefirot, possiamo ricordare
Roma, il passo, del conto di Celso Grigio, dove si è fermato, questo secondo cerchio, fatto intrecciato all'altro, racchiudeva due altri cerchi ed una figura romboide. Per esempio, qui si vede la figura romboide, anche nella cabalistica. Dunque, gli Ilanotti sono una testimonianza affascinante della cabala visiva e offrono una finestra sulla complessa cosmologia e teologia di questa tradizione mistica. Diagrammi arborei, carichi di simbolismo e significato, invitavano i cabalisti a esplorare e integrare diverse aree della conoscenza esoterica dell'ebraismo, combinando lo studio del testo con la visualizzazione e la proiezione. Di aspetto visivo e aspetto testuale che ovviamente accompagnano l'aspetto visivo. Ma c'è qualche elemento che può legare la speculazione degli ofiti nel loro diagramma con questi diagrammi mistici dell'albero della vita? Possiamo esplorare le connessioni tra la dottrina ofita e la tradizione mistica del giudaismo. Anzitutto è possibile trovare un legame con la letteratura cosiddetta della Merkabah. Entrambe le tradizioni implicano un'ascesa mistica, sebbene obiettivo e metodo differiscano. Entrambe le tradizioni utilizzano la visualizzazione come strumento per raggiungere una comprensione più profonda del divino. Nella mistica della Merkabah si visualizza il carro celeste, mentre nella Kabbalah si visualizzano le sefirotte, il rapporto con le sefirotte. D'altro canto, questo è anche il punto profonda differenza, proprio la metafora utilizzata, l'immagine utilizzata, da una parte il carro celeste ripreso da Ezechiele, dall'altra parte appunto l'albero della vita. Poi, altra tradizione mistica, della mistica giudaica, è la letteratura enochica, quel corpus di testi attribuiti al patriarca Enoch, con una complessa stratificazione di rielaborazione. Un'opera quindi, un insieme di testi, due corpus. Si tratta anche lì di descrizioni di visioni celesti, viaggi mistici, di relazioni divine e segreti cosmologici. Il più noto dei testi enotici è il libro dei Vigilanti, il libro dove si narra il famoso episodio della ribellione degli angeli caduti, no? Poi arriverà fino a Dante, e il giudizio. E proprio in questo libro dei Vigilanti abbiamo un estratto sull'albero della vita. Un terzo ambito interessante, sempre nell'ambito della pseudepigrafia del giudaismo mistico, è la letteratura cosiddetta dell'Ericaot dei Palazzi Celesti, che è un filone parallelo, in qualche modo secondario, di quello della Merkabah. Filone era un po' successivo a quella la metafora del carcere. Sono raccolte di inni, preghiere, formule magiche, istruzioni per l'ascesa mistica, quello che viene chiamato da uno studioso a bizarre conglomeration of Jewish esoteric and revelatory texts produced sometime between the late antiquity and the early Middle Ages. Sono fonti che non menzionano esplicitamente dei diagrammi visivi dei palazzi, però descrivono questa visione dei palazzi e che in qualche modo quindi possiamo mettere in relazione con questa letteratura delle calotte con quella cabalistica che hanno prodotto questi Ilanot di rappresentazione delle sefirot divine. È possibile che entrambi i sistemi abbiano attinto da un immaginario mistico comune in cui la struttura del divino viene visivamente rappresentata. Infatti l'obiettivo principale delle calotte è guidare il fedele verso un'esperienza visionaria dei palazzi celesti e del trono divino. L'ascesa mistica che viene descritta come un viaggio interiore a cui attraverso pratiche, scelte, la recitazione di formule con cui si accede ad una realtà trascendente. In questo contesto la rappresentazione dei palazzi celesti potrebbe essere intesa appunto come qualcosa di interiore soggettivo oppure come una proiezione oggettiva del divino.
La ricchezza simbolica del misticismo della Merkavah, il fatto che l'immaginario dei palazzi celesti abbia un ruolo importante nella pratica e nella esperienza della letteratura del Megalotto, può farci dunque ipotizzare una connessione con i Lalotto cabalistici che enfatizzano questa esperienza visionaria che ce la mostra. Quindi in conclusione, da una parte il diagramma degli Ofiti ci mostra, anche se a parole, perché non ce l'abbiamo, una cosmologia stratificata con varie sfere o livelli celesti che alternano una struttura rettilinea e ascendente con una serie di cerchi. La verticalità sembra essere in comune con la struttura dell'Eilavot. In entrambe le tradizioni ogni livello dei suoi specifici governanti richiede di subire conoscenza per essere attraversato. A sua volta questa lettura letteratura dell'Eilavot potrebbe costituire la base di partenza per il tanto sviluppo dell'albero della vita rappresentato artisticamente nella tradizione cabalistica a partire dal Rinascimento. Proseguiamo ora con l'intervento del professor Davide Suleiman Amore, che ci parlerà dell'Axis Mundi nell'Islam, interpretazioni cosmologiche e simboliche. Prego. Qua. Allora, salve a tutti, grazie per l'occasione che mi avete concesso di venire qua. Oggi parleremo dell'Axis Mundi dell'Islam. E l'Axis Mundi, ecco, andiamo avanti. Cos'è l'Axis Mundi? L'Axis Mundi è, come è stato detto, un concetto universale presente in molte culture che simboleggia l'asse centrale o il pilastro del mondo. In diverse tradizioni religiose e spirituali, il punto che collega i regni del cielo, della terra e in alcuni casi anche del mondo ctonio sotterraneo. E il punto che appunto in termini cosmologici rappresenta l'idea che esista un punto centrale dell'universo attorno al quale tutto ruota, un perno che connette il visibile con l'invisibile, il materiale con lo spirituale. Nell'Islam il concetto di Axis Mundi si esprime attraverso la Kaaba e il pellegrinaggio a essa associato, nonché tramite il concetto di un centro verso cui i musulmani rivolgono il loro sguardo e il loro cuore. L'idea dell'Axis Mundi si manifesta attraverso una centralità geografica e spirituale che richiama ogni fedele a un'unione con Dio, non solo fisicamente ma anche interiormente. Questo centro rappresenta non solo un punto geografico, ma anche un ideale metafisico e simbolico che collega il credente con l'ordine divino. In questo contesto l'Axis Mundi aiuta a esplorare come nell'Islam l'universo venga concepito come una struttura ordinata, con la terra e il cielo un rapporto gerarchico e spirituale. L'Islam, come altre religioni, vede il mondo fisico non come separato dal mondo spirituale, ma come profondamente interconnesso. La Kaaba stessa, secondo la tradizione, sarebbe stata costruita come riflesso di un prototipo celeste, il Bayt al-Ma'mur, che è citato nella sura 52esima del Corano, ovvero la casa ben frequentata.
da chi? Dagli angeli, che esiste appunto nel cielo, attorno a cui proprio gli angeli ruotano in adorazione a Dio. Oh, l'Axis Mundi è la Mecca. La Kaaba è situata al centro della grande moschea della Mecca, rappresenta il punto focale della fede islamica, ovvero l'Axis Mundi islamico, è la struttura verso cui i musulmani di tutto il mondo orientano le loro preghiere quotidiane, Salah, Salah con tutti, dove siamo, insomma, e ci rivolgiamo verso la Mecca, come se fosse una sorta di enorme cerchio concentrico in tutto il mondo, simboleggiando quindi l'unità e la centralità di Dio nella vita del credente. La Kaaba è considerata sacra non solo per la sua posizione geografica, ma per il suo significato spirituale come casa di Dio, Baitullah, rappresentando il centro metafisico da cui emana l'ordine divino dell'universo. Il pellegrinaggio annuale, Hajj, milioni, nel pellegrinaggio appunto annuale, milioni di musulmani circondano la Kaaba in un movimento circolare che ricorda il moto degli astri attorno a un centro, sottolineando simbolicamente la centralità del divino. La Qibla, la direzione verso cui i musulmani si rivolgono durante la preghiera, rafforza l'idea dell'Axis Mundi come punto centrale di orientamento per la comunità islamica globale. Questa pratica rappresenta non solo un segno di rispetto verso il luogo sacro, ma anche un modo per connettere i fedeli con una realtà spirituale comune, unendo il mondo fisico con il centro spirituale rappresentato appunto dalla Kaaba. Nella teologia islamica questa direzione sacra è un mezzo per far sì che ogni atto di culto sia orientato verso Dio, aiutando i credenti a rivolgere non solo i loro corpi, ma anche i loro cuori e le loro menti verso l'unità divina. Quelle chiamate in arabo Tawhid, unità divina. Nella tradizione islamica la Kaaba è vista come una controparte terrestre del Bayt al-Ma'mur, una Kaaba celeste, attorno a cui gli angeli compiono il tawaf, ovvero la circumambulazione. Si dice che il profeta Muhammad abbia avuto una visione di questa casa celeste durante il suo viaggio notturno e ascensione, il Isra'a wal Mi'raj, evento che mette in evidenza l'importanza della Kaaba come riflesso di un ordine cosmico divino. Ibn Arabi, nelle sue Futuhat al-Makkiya, descrive la Kaaba come il cuore della terra e il centro verso cui tutte le anime si dirigono, ed iniziando la centralità non solo geografica ma anche spirituale dell'edificio stesso, il punto da cui tutta origine e con tutto ritorno. Quindi l'idea della Kaaba come specchio di un centro cosmologico universale, come vediamo, è centrale nella concezione islamica dell'Axis Mundi. La concezione islamica dell'universo riflette un ordine divino in cui la terra e i cieli si organizzano in una gerarchia strutturata. La cosmologia classica islamica, basata sui testi del Corano e degli Hadith, vede il cosmo come un insieme di sette cieli sovrapposti, ciascuno abitato da angeli e creature spirituali. Ogni cielo ha una funzione, rappresenta un livello di prossimità a Dio, con l'ultimo cielo che ospita il trono di Dio, Arash. Questo sistema gerarchico riflette l'idea di un ordine spirituale e cosmico, in cui ogni livello è in relazione con il precedente e successivo, unito dall'Axis Mundi che funge da ponte simbolico tra il creato e il creatore. L'evento del Mi'raj, l'ascensione del profeta Maometto, è una delle narrazioni più significative in termini cosmologici, poiché rappresenta un viaggio attraverso i vari cieli fino al trono di Dio. Durante il Mi'raj il profeta attraversa uno dei sette cieli e incontra diverse figure profetiche, ricevendo infine l'ordine di stabilire la preghiera quotidiana per i musulmani. Questo viaggio simboleggia la possibilità di attraversare i vari livelli della realtà, dall'umano fino al divino, attraverso l'Axis Mundi. Il Mi'raj non solo enfatizza la struttura cosmica e
islamica, ma rafforza anche l'idea che l'essere umano, tramite il culto e la purificazione, possa avvicinarsi alla presenza divina. In questa struttura cosmologica, l'universo è concepito come una serie di livelli interconnessi verticalmente, la Terra rappresenta il livello più basso, mentre i cieli superiori si elevano fino al trono di Dio. La gerarchia cosmica islamica è un riflesso dell'ordine divino, in cui ogni livello funge da passaggio verso una dimensione più elevata. In questo schema, la Kaaba e il cuore dei fedeli rappresentano simbolicamente una connessione diretta con il divino, come punti di accesso che permettono un'ascensione spirituale. Emulando il percorso del profeta Maometto durante il Miraj, l'Axis Mundi, quindi, diventa un concetto che consente di comprendere la possibilità di elevazione spirituale per tutti i credenti. Nei testi mistici islamici, il cuore umano, non a caso il cuore è anche proprio un simbolo del sufismo, il cuore con le ali, è spesso descritto come un Axis Mundi interiore, un microcosmo che rispecchia la struttura dell'universo. Il cuore del credente, Qalb, attraverso la purificazione e l'adorazione, può diventare un luogo di rivelazione divina, un centro attraverso il cui si realizza la connessione tra l'essere umano e Dio. Quest'idea si collega anche al concetto sufi dell'insan al-kamil, l'uomo perfetto, che si erge come axis mundi vivente, capace di unire il mondo materiale con il mondo spirituale grazie alla sua realizzazione interiore. Le moschee, con i loro ampi spazi centrali e le cupole che servono verso il cielo, sono progettate per fungere da axis mundi simbolico. La struttura della moschea rappresenta un punto di contatto tra cielo e terra, invitando i fedeli a concentrarsi sull'aspetto spirituale. I minareti, le torri dalle quali il muezzin chiama la preghiera, non sono elementi puramente architettonici, ma simboli dell'ascesa e della trascendenza spirituale. Essi simboleggiano l'innalzamento verso Dio, come pilastri verticali che indicano una via per il cielo e un invito a elevare lo spirito al di sopra delle preoccupazioni terrene. Il pellegrinaggio alla Mecca, o Hajj, è una manifestazione rituale dell'Axis Mundi islamico. Durante il Hajj, i pellegrini compiono il Tawaf, un movimento circolare attorno alla Kaaba che simboleggia l'adorazione collettiva e la centralità di Dio. Questo movimento richiama anche la circolazione cosmica, gli astri intorno ai loro centri, gli angeli attorno alla casa celeste e simbolicamente l'intera umanità attorno alla presenza divina. Attraverso questa ritualità i musulmani esprimono un concetto di centralità spirituale che vede la Kaaba come cuore dell'universo, dove tutti convergono e da cui tutti traggono energia spirituale. Altri elementi come le cupole che rappresentano il cielo e gli archi che simboleggiano la transizione dal mondo terreno al divino contribuiscono a costruire una percezione dell'axis mundi anche all'interno degli spazi sacri islamici. Le cupole spesso sono decorate con motivi stellati o geometrici che rappresentano l'ordine cosmico, creando un ambiente che simboleggia l'unione tra cielo e terra. Gli archi delle moschee sono in molti casi pensati come porte verso una realtà superiore, invitando i fedeli a concentrarsi sul percorso interiore di avvicinamento a Dio. Il mihrab, la nicchia, che indica la direzione della qibla in una moschea, è un elemento architettonico carico di simbolismo. Posizionato di fronte alla congregazione, il mihrab indica il punto di connessione con la Kaaba e quindi con Dio, rendendo ogni moschea un centro spirituale, un'emanazione dell'axis mundi, come dei raggi di una nuvola. Questo punto rappresenta il fulcro di ogni moschea in gamba di incontro tra l'umano e il Dio. Siamo arrivati alla fine. Questo è un viaggio, come stiamo facendo, un viaggio. Nel misticismo islamico, il concetto di insan al-kamil, che abbiamo prima ricordato, uomo perfetto, si riferisce a una persona che ha raggiunto la realizzazione spirituale completa e si pone come collegamento, qutb, come polo,
tra il mondo terreno e quello celeste, cioè funge da asse questa persona. In Satan Camille incarna l'axis mundi vivente, una figura che si collega simbolicamente cielo e terra tramite la purezza della sua essenza e la sua vicinanza a Dio. Questo concetto è centrale nel sufismo, dove l'uomo perfetto è visto come una guida spirituale e un modello per chi aspira a una connessione più profonda con il divino. Come axis mundi, l'insan Camille rappresenta l'equilibrio e l'unione tra gli aspetti spirituali e fisici dell'essere umano, diventando così un ponte vivente verso Dio. Voi vedete che io in ogni diapositiva ho messo delle frasi, delle citazioni di sapienti islamici che hanno trattato, insomma, non li ripeto perché sennò facciamo notte, però lo potete vedere lì. Nella pratica sufi, specialmente tra i dervisci merlevi, no? La confraternita fondata da Rumi, cioè allora di Rumi detto Maulana, da cui appunto la Mevlania, la Maulania, la danza rotante rappresenta il viaggio dell'anima verso il divino, con il danzatore che ruota attorno all'asse centrale, simboleggiando appunto l'axis mundi. Questa rotazione è vista come un movimento che riflette l'adorazione e ritorno a Dio, poiché i dervisci, ruotando attorno a loro stessi, simboleggiano la rotazione dell'universo attorno al centro divino. Ogni giro rappresenta l'allontanamento dalle illusioni del mondo terreno e l'avvicinamento progressivo al centro spirituale. Per i sufi l'axis mundi non è solo una realtà fisica o cosmica, ma una condizione spirituale che l'individuo può realizzare tramite l'autoconsapevolezza e l'annullamento del sé, quello che è chiamato nafs nella mistica islamica. L'axis mundi, nel contesto sufi, rappresenta anche l'ascensione interiore, un percorso spirituale che il credente intraprende nel cuore e nell'anima. Questa ascensione non avviene fisicamente come nell'esperienza del miraggio del profeta, ma è una scalata interiore in cui il credente si eleva tramite la purificazione del cuore e la meditazione su Dio. Molti maestri sufi descrivono il percorso spirituale come un viaggio verso l'interno, verso il cuore, che è visto come il centro dell'esistenza. In questo viaggio il cuore diventa un axis mundi simbolico, dove il fedele può incontrare il divino. Nel sufismo i maestri spirituali, detti Oshaykh o Pir, sono spesso considerati axis mundi viventi, poiché guidano i discepoli verso una comprensione profonda e autentica di Dio. La loro saggezza, il loro esempio, rappresenta una via, un asse, attraverso cui i discepoli possono avvicinarsi a una realtà più alta e trascendente. Essi agiscono come intermediari tra il mondo terreno e quello spirituale, facilitando il cammino del discepolo verso la comprensione dell'axis mundi interno al proprio cuore. Volevo chiedere, ma noi abbiamo internet qua? Perché sì, se c'era il tempo, volevo far vedere un video di una... Vabbè. In sintesi, arriviamo alla fine, poi vediamo. In sintesi, il concetto di axis mundi nell'Islam appare in molte forme: dal centro fisico, rappresentato dalla Kaaba, la dimensione cosmica dei sette cieli, fino alla dimensione spirituale e simbolica del cuore del fedele. Questo simbolo centrale, universale, non è solo un punto fisico astratto, ma un filo conduttore che attraversa vari aspetti della fede islamica, dall'adorazione rituale alle pratiche mistiche. L'axis mundi esprime il desiderio di unità e di centralità del divino nella vita del credente, fornendo un punto di orientamento non solo per la preghiera, ma anche per la crescita spirituale e la comprensione della realtà. In conclusione, l'axis mundi, sia come concetto fisico che spirituale, simboleggia l'essenza dell'Islam, la centralità di Dio e la necessità di orientare ogni aspetto della vita verso di Lui. Proprio come i musulmani si rivolgono fisicamente verso la Kaaba per pregare,
così anche le loro vite sono idealmente orientate verso un centro spirituale. Questo concetto invita una riflessione profonda su come i credenti possano incarnare l'axis mundi attraverso la devozione e la connessione con Dio, diventando loro stessi un centro di pace, di equilibrio e di fede. In un mondo in cui spesso prevalgono la frammentazione, la disconnessione spirituale, il concetto di axis mundi offre una via per ritrovare senso di orientamento e di unione. Nonostante i confini fisici e culturali, l'axis mundi islamico invita tutti i credenti a percepirsi come parte di un centro comune, a trovare in Dio la loro centralità e a costruire una comunità unita e orientata verso una realtà superiore. Questo per dire come è centrale questo simbolismo proprio dell'Islam. Ora io volevo vedere se riuscivamo, si è collegato, se riuscivamo a prendere, veloce, eccolo qua, vado su YouTube, sì, è collegato, come c'è quello su YouTube, persona 1, vabbè, vado su YouTube, vediamo. Eccoci qua, vediamo se troviamo. Ecco qua, ecco, giusto per avere un esempio. Dov'è stavo di scena? Chi non mangia più fustigli? Mi sa che non ha. E non ho la c'è come il peso che fai e indietro. Electrolux, che l'ha facciato la madre e una tua matrice. Questo
essendo un nuovo paper, si scatenano delle emozioni diverse, che hanno, deve sembrare che io uso toni di piaggeria, dato che c'è tutto il pubblico sa cosa vuol dire piaggeria, e nei confronti dell'organizzatore, ma davvero pensavo, io lo penso oggi, il livello di queste relazioni, non so come si chiama l'inglese paper, è stato veramente eccezionale. Mia vita, avrò seguito, devo dire che venivo qui con un certo scetticismo, ma con un certo così, avendo anche collaborato con l'altro consiglio, con una certa così, cautela, ma davvero sono rimasto proprio, è stato un susseguirsi alla mia grande età, insomma. Senigallia, questo centro della Cina, via Rivero Pignolo, che ho visto sia quelle che sono state presentate da remoto, queste tutte signore, tra un paio, sì, no, uno era un signore, veramente una persona molto distinta, che ha parlato che era persiano. Ecco, un croato, sì. Veramente io ho seguito senza mai annoiarmi, senza mai distrarmi, infatti, le apparenze. Perché, a parte il tema chiaramente di quelli universali, di quelli più profondi, che ci toccano delle fibre, l'ultima relazione, infatti, che era mio ex allievo, che è anche un militante religioso, veramente ha toccato le fibre perché, insomma, voi albero, voi asse del mondo, voi questa verticalità, questa che agisce appunto di unione tra il microcosmo e il macrocosmo, tra il mondo della laboratorio per uranio e il nostro mondo terrestre, ecco, in questo sforzo continuo di elevazione, di uscire, uscire dal mondo, quindi il metodo di essere umano. È l'obiettivo, scatologia, che è assolutamente utopica, che si esce dal mondo solo nel momento appunto del nirvana, del paranirvana che ci esce. Ecco, però, ecco, e devo dire che naturalmente ci sono state anche delle presentazioni molto critiche verso, diciamo, quasi in chiave post-coloniale, in chiave di critica dell'Occidente, poi il disboscamento e insomma è anche il macello dell'animale, l'uomo con l'animale, il macello, bisogna ricordare che anche gli uomini, gli esseri uomini, il sapiente si sono macellati tra loro. Lì è una cosa universale, anche se sembra, è questo discorso che i miei colleghi riesce estraneo, colleghi che sono poi tutti, che vengono tutti dai paesi, diciamo, euro-americani, preso con l'Australia, che non esista, ecco, la Nuova Zelanda, sembra quasi che questa distinzione ecologica, questa critica ecologica che hanno fatto alla che ci connette all'albero, non nel senso dell'albero come si svolge, ma sempre degli alberi, poi c'è l'elemento vegetale, poi l'elemento animale, sembra quasi che sia stato solo l'uomo cosiddetto occidentale che ha commesso questo genocidio delle specie arboree, delle specie animali, che in realtà è un fenomeno universale, un fenomeno globale, tecnica adesso si perfezza di gran lunga, che ha sostituito il termine universale. Quindi tutta questa serie di stimoli, di riflessioni, di autoriflessioni mi sono venute alla mente proprio ascoltando qui studiosi cui a me è molto familiare, alcuni sono, voglio dire, il professor Tegra, il professor Alici, per ragioni di età, anche sono tutti dell'Accademia Mondiale, altri
altri sono giovani, altri sono di mezza età, altri sono persone qui davanti che vengono da altre discipline, ma che comunque insomma c'è una concordia, discos, c'è una sinfonia di queste voci. Ecco, allora a questo punto, siccome sia per prudenza, sia per mancanza di tempo, perché il testo anche se è un po' troppo lungo, il testo parla troppo, riassume i punti, io ho scritto le mie note, sia i punti diciamo, che hanno sedotto, sia quelli che hanno svegliato un po' i critici in me, delle varie relazioni, e do la parola di Temeno che ammincia Iliade, mi raccomando, non Iliade, come si continua a sentire ovunque, non so perché, no, è che si chiede dietro, alcuni dicono anche la francese Iliade, quindi Iliade chissà come è sempre solo l'unico storico religioso citato da due papi e anche così da persone che non hanno letto o orecchiato il suo nome, quasi sempre con l'utuano del famoso Traité d'Histoire de Religion, che lui preferì chiamare, visto che qualcuno ha citato anche in inglese, Patterns of History of Religions, perché sono Patterns, questo libro del 1948, perché è chiaro, Iliade è riuscito intanto a farsi leggere, scriveva molto bene, poi è stato in quasi tutte le lingue, in giapponese, indonesiano, eccetera, eccetera, ma così perché. Perché era Iliade, per cui io è chiaro, c'è dico ammirazione, ma una forma di identificazione, può essere molto divertito, devo dire, ho conosciuto che c'è Iliade. Ho anche avuto un piccolo discorso con lui nel 1984, che è stato due anni prima che avesse passasse come disse al suo funerale, al Parma. Ok, allora di un libro cercherò appunto di intanto Romeno. E in questo saggio, mica tutti sotto, che esiste anche in italiano, che vado a cercare, ma io non l'avevo, che sta a Faenza. E allora ho qui il testo del Romeno. Questo saggio sono riassunto elementi che riguardano il titolo è simbolismo dell'alveo sacro. Questo discorso dell'asse del mondo viene fuori quasi come una specie di corollario. L'alveo sacro, ma ci sono degli elementi che anticipo già. Sarà conclusione, ci sarà una specie di ricordativo di adesso. Tutto ruota attorno a un asse che è l'asse del simbolo. Un po' la simbolo di cui sto ricordando finalmente. Una parola di cui ho sempre diffidato. Ad esempio, io che ho imparato moltissimo dalla lettura del trattato di Saussure sul corso di linguistica generale del 1968. Ecco, una cosa è segno, una cosa è simbolo. Allora, il segno noi l'abbiamo davanti, anche in questo tavolo c'è questo microfono. Il simbolo, Iliade pensa che ci sia quasi un'ontologia del simbolo. Il simbolo ce lo mettiamo noi. Io sono molto infidente. Ecco, tuttavia io ho sempre invitato a usare il termine simbolo, quello che scrivo. Però sostituivo col segno, che è appunto il significato e significante, segno e significante, e il simbolo è significato. Il significato ce lo diamo noi, Mustafa ci dà il suo significato, io gli do il significato, poi il giorno dopo ha un altro significato, il simbolo del Testamento, e ovviamente Davide è particolare, che è quello che diciamo che era più logico, una teologia devo dire assolutamente storicizzata, ci può perfettamente essere, contrariamente a quello che diceva il maestro Sabbatucci, si può essere insider di una certa, io ero anche di religione, di una certa tradizione religiosa, o io per chiamare cosmografica, quindi a sbaglio, descrizione del cosmo, qui dicono totale, come si sente, già il cosmo stesso è una nozione che non è che esiste. Natura, esiste là, noi c'è il cosmo, tra l'altro città
quando che sbaglio. Sono tutti i migliaia che mi sono passato ovviamente in questa scuola di uomo che faceva capo a Reggio con le sue. E poi lui che sta pensando, questo signor Nicola Gasparro. Ecco, allora, esse, traduco qua, le ricerche recenti in vari domini, ecco, etnografia, teologia, storia delle regioni, sembrano sfidare l'idea di in maniera sempre più seria la cosiddetta stupidità primitivi, però che non si può usare, però insomma, nel senso etimologico della parola, cioè quelli che stanno prima, e sono considerati stupidi. Riassumendo quindi tutto quello che è, diciamo, ci sono le eccezioni, quelli che mi hanno dato un testo di Alfonso Lamartine, andava molto nel pensiero romantico, non è che si adatta a questo elemento positivistico, evoluzionista dominante, quello che dà il tono al secolo è il positivismo di Comte, l'evoluzionismo di Darwin, di Spencer, da cui appunto Taylor, per quello che è il dominio dell'antropologia della storia delle regioni, cioè questa diffidenza per i primitivi, questo escatolare una forma appunto di senso, però chi viene prima anche che è disorganizzata, che è barbara, che attende di essere tradizionata, quindi un percorso evolutivo eccetera. Allora, Eliade, attenzione alla data, 1939, quando ancora in Italia arrivava la fede dei Tassoni, si viveva in un clima post-positivista, in un maestro bianco. Ma Petassoni usava dire che Petassoni era positivista, aveva delle forme di positivismo, certo, non avevano quel positivismo duecentesco, però anche lui, anche se è dato oltre. Però nel 39 lo stesso Petassoni non è che avesse, sì, aveva scritto per opere fondamentali, è fondamentale, però gli altri lo conosceva bene. Gli altri scrivono Petazzoni che aveva 18 anni, nel 39 ne aveva 32. Insomma, e quindi andiamo avanti, ho riassunto più o meno quello che dice, perché veniamo. Tutta la critica che lui fa, questo, molte, molto poco, pochissime forme del pensiero arcaico sono state comprese nel secolo XIX. Ecco, il termine arcaico per Filippo degli anni aveva tutto il pensiero primitivo. Del pensiero dei popoli non civilizzati, come si diceva dopo, adesso si dice dei popoli, lasciamo stare la tecnologia indigena, che è totalmente ridicolo. La prima volta che io ho fatto le filosofie di regione, ho detto adesso parlo a voi indigeni, io sono indigeno per oramai, voi siete indigeni del Salernitano, del principato di Cipra. Ecco, avevo anche delle vittorie del principato di Utasio. Talmente ridicolo, perché adesso il 60-70% dicono gli studi di religione che vanno usano il termine lì indigenous peoples, indigenous religious, riferendosi esclusivamente, attenzione, religione dei popoli, diciamo, no, si chiamavano primitivi, lo sono chiamati di piccolo cabotaggio, small, eccetera, o di cultura orale, che io preferisco di solito correttamente, non scritto. Si tratta semplicemente degli eredi che non hanno quasi nulla a che fare con quelli del periodo precedente alla decolonizzazione, ecco, è all'opera dei missionari, di resto, puntuazione, e un famoso studioso britannico che nella terza storia è diventato il mono degli indigeni, ma sono indigeni che cavolo sono, gli aborigeni dell'Australia, che adesso la decina di battoni lunghi, vero? Chiedono milioni di danni al governo dell'Australia perché gli ha privati, le procedure di resto, come fanno? Questi sono gli indizi, perché siamo tutti gli indizi, e solo che sembra quasi che si chiede. Questa forma di dualismo tra il cosiddetto occidente, i popoli che sono occidentali molto spesso, più degli altri, e il cosiddetto oriente o un terzo mondo, eccetera. Ecco, una delle affermazioni degli altri è questo. Che nell'Ottocento non avevano capito niente della spiritualità.
città, si crede adesso, della mitologia, della visione del mondo occidentale, semplicemente rossa e primitiva nel senso appunto anche peggiorativo della parola. Ecco. E allora lui parte, come anche buona, principio secondo me sano, parte dai libri. Quando si fa un discorso storiografico si parte da lì, l'ultimo libro si sono letti. Così come quando si fa un discorso storico si parte, vabbè, io sono stato in quel paese, sono stato in Indonesia, ho visto questo immenso tempio buddista di Borobudur, naturalmente da buddista islamica, ha fatto così da un osservato, non si è efficace. Quando si stimi, così per dire un discorso critico sulle religioni, sull'aspetto politico, quando l'Islam ha conquistato l'Indonesia adesso è l'88% della religione islamica, sono rimasti pochi induisti, pochi buddisti, qualche cristiano, sono arrivati prima i portoghesi, poi gli olandesi, ma insomma, per fortuna, a differenza di quello che fate la Peristan, che hanno mitragliato le famose nel Kushan, le famose statue che erano in queste nicchie nel cervello della Peristan, suscitando lo scandalo mondiale, eccetera, eccetera, questi Buddha, non hanno distrutto, perché l'Islam indonesiano, per ragioni storiche, non ha avuto questi momenti di intolleranza, cioè dico iconoclastia, che è diciamo una iconoclastia non è distruttiva dell'Islam, perché i cristiani sono iconoclastici, anche i pagani sono iconoclastici. Allora lui parte da due libri che io ignoravo, di due archeologi. Di solito si parte o da libri di archeologi o da libri anche di poeti o meno, da libri di storici, perché salvo che uno vada a interrogare i nativi. Il libro di Nerpe O, di rappresentazione dell'Ars Sacré sulle monumenti della Mesopotamia delle Lamme, cito a Parigi nel 1937, quindi rappresentazione dell'albero sacro sui monumenti della Mesopotamia delle Lamme. Quindi parliamo delle due culture più antiche, la Mesopotamia, insomma, vista qui in Sumer, e l'Ela, meno nota, lo dico perché è anche un amico che più lo presentato, gli studi sull'Ela, la lingua, la zona cultura, è il professor Pazzello dell'Università di Italia. Ma l'Ela si studiava già prima, l'Ela, cioè Susa, cioè quella zona di confine tra Mesopotamia e l'Iran. Poi Elena d'Antigua, guardate che sono tutte e due donne le autrici di questo libro, Elena è indiscutibile, però Nel, dire Nella, non è un maschio, è l'Entantin, le palmiere datiere, l'Ars Sacré dalle cronografie dell'Asia occidentale assieme, cioè la palma da d'Adapore e gli altri sacri delle cronografie dell'Asia occidentale, l'Asia occidentale, dunque l'Anatolia, l'Asia minore antica, ubicata di solito poi in una stessa editore che pubblicò il libro su New York nel 36 di Pizzeriano. Ok. Lui dice che appunto una buona parte del testo di questi libri è occupata dall'analisi formale, l'archeologo che è anche uno storico dell'arte, un lettore di monumenti, un'analisi formale degli alberi sacri sui monumenti asiatici. Quindi, giustamente dice asiatico, che mi in Italia a me non piace, e anche lui, mi piace di non mettere di sé. Risultati conquistati che la fiera di passionati per tutto quello che sono appassionati per l'archeologo, lo storico delle arti, non attireranno la nostra attenzione, che non vuol dire che sono già delle nostre competenze, insomma lui vede solo quelli che sono gli aspetti e separa le sfere, gli aspetti interessanti di questa vera. Né realismo, né decorazione, quello che ci interessa, cioè, non è realismo, il realismo è critico d'arte, parla di realismo, parla di astrattismo, né la decorazione, né decorativi, nel momento in cui diventano decorativi, risultato anche di questa analisi, la novità, l'elemento per cui il monumento diventa la sua funzione decorativa perde anche il senso primitivo che quello religioso. Tutti gli storici religiosi hanno una certa tendenza, perché oggi pensano che, ad esempio, adesso si è di più tre avventi, che fa una conferenza con gli
università dice l'arte e la religione sono praticamente la stessa cosa, perché l'arte è nata, se si pensa appunto alle opere di Lascaux, di quale altro paleolitico e di altri, tutto il resto, l'uomo non è arte, non costruisce se non per una profonda motivazione spirituale, una sua necessità, non scarabocca per sì il gioco che faceva le pecore eccetera, ma pensa così, che ci sia un bisogno interiore, non per puramente, io non ne sono troppo convinto, puramente così a bisogno istruttivo. Andiamo avanti. Allora lui cita, quindi ve lo leggo in francese, de vaste rappresentation, un des présenti a di non realisti, di un po' decorativo. Così dice, non lui, ma lo dice questo. E attenzione, perché non vuol dire che l'archeologo sia di per sé più empirico. A volte gli archeologi, io parlo per esperienze perché oggi non degli anni 30, ma degli anni 80-90 che mi ha portato, hanno delle visioni metafisiche molto più differenti. Questo l'ho scritto una volta, e i miei colleghi di Italia di Salerno molto mi odiano anche per quello, forse, ma non solo per sapere. Peut-être se sont dissimulés aussi pour faire les sens exacts classiques des figures, non connaissant pas les textes de tendance à l'esotérisme. Addirittura tira fuori il termine esoterismo, no? E dicevo, un tempo che tra l'altro, questo lo sa, è stato messo davanti al controllo di istruzione, un passo di esoterismo, che poi è un termine greco, Aristotele, di vario significa, semplicemente significato intero. Che a volte sono nascosti, non necessariamente complottisti, come penso una mia collega dell'altra università di Messina, l'esoterismo. Già, no, l'esoterismo non è una scoperta, no? Del ministro Giuli, che ha anche il paesaggio dei movimenti mesopotamici, sempre, ziguati, tutti i resti sono anzi scoperti. Mettono in contatto il cielo con la terra, hanno un valore simbolico. Sembra scontato, ma intanto no, non è tanto. Le sene che appaiono a prima vista profane, cioè le cerimonie agricole, le cerimonie simbici, cioè forestali, abbiamo detto prima, i dottori in senso forestali, e i caccia, i tori, i loro, il cacciatore fellito, non si pretende. Non avvengono in realtà in uno spazio profano e non appartengono a questo mondo. Questa notazione è una, diciamo, opinione molto forte. Rappresentano atti con un contenuto religioso, episodi che si manifestano in un mondo soprannaturale. Come dire, la famosa visione ermetica, tutto quello che è della terra ha un suo modello, un suo archetipo nel mondo superiore, eccetera. Certi emblemi vengono localizzati a un livello oltre a quello terrestre. Abbiamo visto già, si è parlato di Dario e anche, insomma, c'è sempre questo rimando a un altro mondo, c'è sempre gli altri, c'è l'Islam. Sono idee platoniche, i sufi, tutto questo è l'archetipo, è il mondo intellettivo di Platone, tutto questo non c'è nel Corano, a voi le tiravano le parti di esegeti. Sono idee molto antiche che nascono nello spazio greco, gente di costruzione, tutto quarto secolo avanti Cristo. E tutto quello che è visibile, sotto l'oggetto dei sensi, sensibile, non sia che una correzione, una formazione successiva a un modello ipercosmico, o appunto, si dice la teologia, iperurato, che sta sopra i cieli. Piaccio o no? Questa è un'idea molto forte, praticamente tutta la metafisica occidentale, il suo occidentale, con forme diverse anche quella occidentale orientale, si basa su questo principio, che se noi diamo per il resto di qualche intuizione,
che siamo, quello che esiste come oggetto dei sensi, siamo a Roma, insomma, epica. In realtà bisogna comunque di una struttura, di qualche cosa, perché se no il nostro stesso pensiero non riesce a concepire se non c'è una struttura, non è che poi così un sognatore, eccetera, eccetera. Tecniche sono state fatte degli archetipi platonici, ecco qua, e saltano fuori i capretti, oltre agli altri ci sono i l'albero è una forma iconografica di una realtà assoluta. Sono queste formine quasi assiomatiche che poi negli altri usa anche nel trattato, questo è il giorno che è successivo, ma ecco, l'albero, un altro capitolo sull'albero, ma c'è capitolo sulla montagna, c'è capitolo sulla donna, c'è capitolo sulla luna, sul sole, ma qui restiamo all'albero. Esattamente, l'albero è esattamente come il Brahman, non lo confonde con Brahman, cioè Brahman significa in sostanza senso lasso, che poi anche c'è Dio Brahman, cioè l'albero stesso ha un valore assoluto, siccome il Brahman siamo quotidiani, la fermità quotidiana, soprattutto in prima mano, e usa qui, fa una comparazione per spiegarsi il Brahman. L'espressione Brahman è tutto, chiaro, Brahman può essere tutto, una visione egoistica, anche noi siamo qua, facciamo parte di tutto, facilmente omologata per colui che capisce il linguaggio simbolico dell'iconografia. Chi capisce il linguaggio nelle presentazioni canoniche, lui sta traducendo, perlomeno poi passa al francese, dal libro di Nerperoso, l'intenzione della Russa. Evidente che tutti i simboli arcaici e il simbolismo dell'albero sono polivalenti. Chiaro? Non è che si può dire, a me piace così, ti do quel senso, e vedono fani dappertutto, vedono anche nel campo di Salerno, abbiamo un matito umidato, la prima cosa che penso, quando ho pensato io, che non molto fuori campo, sono pecche, un albero, un cipresso, soprattutto, è fallo, il resto che invece su questo è molto spesso, però quando rappresentare il fallo non necessariamente il colore dell'albero, state Artis, che arriva abbastanza castrato, però mi fare quella arbor infant, posso speculare tutti i modi, se una ragione che ha il fregato, se una ragione sì, però questi sensi sono più o meno implici. Non è che questa interpretazione è sbagliata. Il mio maestro dice, ah, questo è psicologissimo. Giustamente, per esempio, Wittgenstein, che era lui psicologista, ma lo suo è psicologismo, ma anche se tu dici che no, questo è un riferimento solo idee molto nobili, non ci si può vedere la carne, non ci si può vedere il psicologismo, cioè il ragionamento della serva, di Don Abbondio, non è detto che quelle che sono, voglio dire, impressioni che rendono, possono dire a tutti, siano necessariamente sbagliate, perché quando si ragiona di singoli c'è poco da fare, non è che il professore che cattura ordinario, straordinario, ha ragione, quell'altro no, o qualcuno, ad esempio, un cattesinessa, che è il simbolo, segno, gli unici che possono autorizzare, perché non solo di un rito, interpretarlo, può essere la messa, può essere la tradizione del Corano, che è un mandala, un mantra buddista, sono gli insani del primo religio, il credente. Solo questa è una grossa domanda. Solo il credente è autorizzato a comprendere, se non spiegare, l'elemento religio. Questa è una grossa domanda. Perché ci sono tanti, cioè il credente di qua, caro mio, lui è un religioso canadese, quindi protestante, presbiteriano, insomma, si era convertito all'esimo, aveva un approccio simpatetico, lo voleva difendere dalle interpretazioni che erano state date dai studiosi che islamici non erano, quindi lui era il credente di questo passo.
stato un prototipo dell'altro signore, più famoso adesso, Jonathan Smith, che appunto sono arrivati a dire che la religione non esiste, esiste solo nelle notizie for religions, sono un costrutto dello sport per religione. Davvero la polivalenza simbolica può sedurre i ricercatori che si limitano a comparare solo certi segni di fatto. Perché gli altri, quello che si pensa, non è una questione scientifica delle scienze esatte, naturali, cioè questione di esatte, 12 anni. Quindi parla di segni di fatti da mettere in fila, altre condizioni, così mi sono vediato la matrice, come per il posto la luce. Così si spiega che certi archeologi hanno potuto scoprire nei monumenti mesopotamici. Ecco le prime tre spiegazioni più evidenti. L'albero della vita, di cui parla la scrittura, perché l'albero della vita se ne parla, la scrittura significa, giustamente, altri l'albero cosmologico. L'albero dell'intelletto, che vuol dire l'albero famoso di Adamo e Eva, la conoscenza del bene e del male. Altro hanno creduti che si tratta in maniera più semplice del punto del mondo. Ecco, questa è la propensione tipica degli studiosi del fine 800, dell'epoca del primitivismo, che parlano sempre del culto dell'albero. Ivans, lo scrittore, culto dell'albero dappertutto, cioè va per così in stato, culto dell'albero. Quindi si eliminano appunto l'elemento rituale che il rito arriva sempre prima, la famosa scuola del Mitzvah, cioè. Quindi loro vedono, adesso loro vedono solo il momento del culto, perché il culto è sempre una cosa più o meno astratta, più facile, come diceva Nock. La religione greca è danza, è soprattutto c'è un aspetto rituale, movimento che cade sugli occhi di tutti, che ci siano anche dei pensieri, cioè i cosiddetti miti dietro, quello va secondario. Quindi non vedete tanto bene che cosa significa l'albero, ma è il fatto che l'albero è oggetto di culto, quindi questo porta sì, nel momento che l'albero è oggetto di culto, interviene anche il fattore del culto, del worship. Quindi viene anche depauperato l'albero, queste cose che sono la donna, la montagna, l'acqua, il fuoco, tutto questo, tutto il fuoco, tutto l'assiano, tutto il fuoco. C'è anche un elemento cosmico, non solo tutto il tutto. Andiamo avanti, la filosofia orientale, qui cita il testo, una frase di questo dottore, quindi si vede che nella donna, in un padre, tutto lui non c'è frutto dell'albero in sé, non è il frutto dell'albero in sé, il frutto dell'albero c'è di capire, ho visto quello che ho detto, che ci può essere il banano, ci può essere la barba, ci può essere qua, il guardo, non tutto questo. Sotto questa figurazione si nasconde sempre un'entità spirituale, io direi un'idea, insomma, c'è sempre un'idea. Cioè l'albero che qua è il succo di quel discorso degli altri, non è l'albero come viene fisicamente percepito e i sensi che diventano attribuiti, ma è un albero, è un archetipo dell'albero, non molti piace. E l'albero così come, è chiaramente le sculture, non è che l'albero, perché quando è stato fatto degli anni, perché l'ha trattato, l'albero o la donna o la luna, non è che l'albero, lo stesso modo, le sculture, eccetera, eccetera. Anche se è chiaro che l'albero comunque c'è l'albero, ci sono dei sensi legati all'albero, la verticalità eccetera, che non io sono diciamo universalista, senza fare una cosa, perché sono un maledetto universalista. Ecco, la vita intuita come totalità. Ecco,
rivolgendosi a questa archeologa, si chiama Tantin, dice: l'albero è, nel mondo mesopotamico, l'albero sacro mesopotamico è, ma più di tutto, un simbolo, è più un simbolo che lo Gesù. Sembra un'osservazione banale, ma un suo peso, di questo comodico, se non bisogna intendersi, quale simbolo? E sia oggetto di tutti, in faccia di chi si vede questa gente, si vede a Creta, si vede mesopotamico, che fanno, non ci sono, verso i pagioni, ad esempio fate elenchi alcuni di questi segni che chiama simboli astratti, in effetti esprimono l'asse del santo e solo del santo, la spirale, la voluta, il zig zag, la svastica, che i miei amici sanscritisti dicono il svastica, che si sa che svastica è sanscrito, è di sesso maschile, ma insomma la svastica usata per cucinata e femminile. Il cerchio, il triangolo e i merli. Tutte queste sono forme geometriche che fanno parte di mandala che sono universali, non perché la geometria e l'aritmetica sono universali. La matematica indiana, che usa quell'arma, che c'è una viceversa, quell'arma, che usa quell'indiana, non cambia la matematica. Poi, l'astratto e l'aniconismo. Aniconismo vuol dire l'assenza di rappresentazioni iconiche, cioè simboliche, cioè antropomorfiche. L'astratto hanno preceduto il concreto e l'icona. Questo è interessante, questo simbolo. Io altro giorno ho studiosi che vogliono fare i fini sul buddismo, e in effetti è vero. Nel buddismo dell'origine non c'era la famosa statua di Buddha che tutti conosciamo, seduto in quella posa lì sul fiore di loto, non un mistero di Buddha. Il prima presentazione di Buddha fu quello del piede, il famoso piede che sta a Silon, detto anche Sri Lanka. Ecco, un piede, un picciolo, un loro finito, così come nel mondo greco era un essere prima, è un fatto, è rappresentato. Ci sono fonti che lo pare la parte Afrodite, ecco Afrodite, evidentemente lui usa il termine mannaggia per aver come senza tanti di 39 siamo, ma Afrodite non è l'organo sessuale femminile, è la festa, dico per i calabresi, ovvero la pacchiata, dico per i campani, o la fregna per i romani, i ciliati. Insomma, Afrodite, prima di Afrodite, non aveva di simpare battioni. La Afrodite fenicia, in realtà, anche arrabbiata il padre battioni, quando si è vista che la prende, ecco, vedete, molto sereno, portava sempre la faccia. Questo triangolo qui, la dea Atalanta, gli dice, è la fregna, non è che siano a menarla tanto, è la fregna, è un triangolo. Invece, immaginate quanto hanno speculato sul dente, il famoso dente, fertilità, concetto su cui io devo dire, non perché sono cucini, sono molto diffidente quando si parla di fertilità. È chiaro che quando tu vedi questo segno femminile, pensi, poi lui rimanda, vabbè, conclude così, assistiamo a questo tipo di deviati, di corpo di concetto, ha una certa forma di degradazione, non il famoso camuflamento del simbolo della religione del sacro, non del simbolo in se stesso, quello resta intoccato, ma dell'interpretazione del senso, del suo senso nascosto. L'arte popolare, questa è la sua funzione, l'arte popolare in tutti i paesi conserva una serie di intenti di simboli cosmologici, questo è anche solo degli anni, che nell'arte popolare sia mantenuto quello che si è creduto diventare un oggetto di storia dell'arte, perché nell'arte popolare è più evidente il senso originario, appunto, che porta a un significato simbolico, che invece sono appunto divenuti motivi di critica. Poi questo saggio è ancora molto interessante, perché può essere usato una formula.
di compensazione di questo loro. Ci rivediamo al prossimo anno.